Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Finalmente torniamo sul canale, anzi torno sul canale e vi porto nuovi contenuti. Sono molto contento, sono soprattutto molto contento in quanto ho superato i 1000 iscritti al canale. Sono soddisfattissimo di quello che ho fatto in quest'anno di video, di tutorial, di guide e di cose insieme a voi. Comunque, dopo questi ringraziamenti, intro e poi vi faccio vedere cosa porto nel video di oggi. Ok ragazzi, non so se si vede dalla ripresa, comunque qui ho una buchetta abbastanza anomala, anzi facciamo così. Però Come potete vedere, qui abbiamo una nuova bocchetta dell'aria e alcuni di voi la riconosceranno. Questa è la bocchetta dell'aria del Mercedes. Io in questo caso ne monterò solo tre, questa laterale e due centrali. Quella di sinistra non la monto in quanto in futuro ci metteremo un manometro. Detto ciò, dovete comprare la bocchetta centrale della Mercedes classe A, il restyling nuovo. E soprattutto dovete fare attenzione che siano quelle centrali, perché per chi non lo sapesse, la Mercedes classe A Restyling ha 5 bocchette dell'aria, 2 laterali e 3 nella plancia centrale. Noi dovremo prendere quelle centrali. Detto ciò, vado a prendere le bocchette e le montiamo insieme. allora ragazzi, come potete vedere in questa foto, o comunque fino adesso, la bocchetta laterale della classe A che ho messo nella parte laterale della Mito è entrata a pennello e ciò accade anche dall'altra parte. L'unico problema si va a presentare nella mascherina delle bocchette dell'aria, in quanto il bordino nero sotto la mascherina cromata della bocchetta tende a essere conico verso l'esterno, quindi andrà praticamente a toccare nelle pareti interne della bocchetta dell'aria. Questo fa sì che la bocchetta non arrivi fino in fondo. Quindi subito più avanti andremo a vedere come ho risolto questo problema. Bisogna, ve lo dico adesso, di tanta pazienza, tanta precisione e diciamo degli attrezzi giusti, ecco, perché non è un lavoro facile e quindi se non vi sentite in grado di farlo, ve lo sconsiglio, insomma, perché andrete a buttare una bocchetta dell'aria che comunque costa abbastanza. E detto ciò, cosa vi occorre? Vi occorre un trapano. Io mi sono attrezzato in questa maniera: un trapano, una punta smerigliatrice e una punta che fa da carta abrasiva, da, se non erro, da 60 l'ho presa. Con queste due punte e un trapano sono riuscito a smerigliare tutta la parte in plastica nera fino a portarla quasi a zero, e questo lo vedrete più avanti. Ok, come vediamo dal video, sto togliendo dei gancetti di ferro che stanno sulla bocchetta dell'aria internamente, cioè dalla parte interna, in quanto quando andremo a mettere la bocchetta dentro la mascherina, poi per toglierla sarà un disastro, quindi per agevolare tutte le manovre io li ho tolti, tanto non servono a un granché. Poi, come potete vedere, lì ci sta un gancetto che noi dobbiamo tirare verso il basso della bocchetta e poi ruotare il bordino cromato. Finalmente arriviamo al sodo dell'operazione e in questa parte vediamo come appunto smerigliamo la mascherina nera della bocchetta dell'aria. Come potete vedere, il contorno cromato l'abbiamo tolto, ci sono dei gancetti sotto, basta fare attenzione e rimuovere quindi la parte cromata, così da fare tutto in sicurezza. Se roviniamo leggermente questa parte nera non, se, cioè, non fa niente, perché appunto viene coperta sopra dalla parte cromata e i laterali vengono comunque nascosti dentro la mascherina. Però avanti vedremo come rifinirla.
Quindi una volta smerigliata, rifinita leggermente con l'altra punta, vediamo come con un taglierino andiamo a togliere tutte le impurità di plastica che si sono create. Allora ragazzi, qui ho le cornici che abbiamo levigato precedentemente, le ho verniciate di nero una volta ricoperte con lo scotch di carta. Quindi il passaggio è semplicissimo, neanche ve lo fa, neanche l'ho messo nel video. Mettiamo lo scotch, una mano di fondo ancorante per plastica e poi ho dato due mani di nero opaco così per plastica, niente di speciale. E così abbiamo le nostre bocchette verniciate. Come potete vedere, è come se non fosse successo niente. Una volta fatto ciò, rimontiamo le cornici cromate. Ok, una volta fatto ciò le rimontiamo sulla nostra bocchetta. Ok, una volta fatto ciò, io passerei in macchina e lo monterei. Ok, una volta entrati in macchina ci ritroviamo la nostra mascherina nera tippata finalmente e le bocchette. Le bocchette non hanno un vero senso in quanto noi le vediamo così, però il canale dell'aria nella mito è diversa, quindi non avrà molta importanza il verso in sé della bocchetta. Perfetto ragazzi, le bocchette sono entrate in maniera perfetta. Sono veramente spettacolari ragazzi, non avete idea. Faccio vedere pure quest'altra. Come potete vedere ho cambiato pure il profilo da rosso a cromato per mantenere una linea molto black and white. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un lavorone, soprattutto la smerigliatura dei bordini sotto alla cornice cromata, è stato abbastanza complicato, quindi non è una cosa così semplice come sembra. Comunque il lavoro è riuscito perfettamente, quindi spolliciatemi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning e poi ragazzi per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. My back to the wall, turn my back on you all and you finish. Back to these bullets, it's back to the job, put my Mac on and all of you.